Innanzitutto, quello che è accaduto ieri è abbastanza inquietante, ma è inquietante per una ragione molto semplice, perché e questo non ha nulla a che fare con la capacità o l'incapacità delle opposizioni di mettersi d'accordo. Non so com'è andata, se si sono presentati con quattro candidati non hanno fatto un gran lavoro, ma si può rinviare l'elezione di un presidente se non c'è un accordo tra le opposizioni. La verità è che ieri in Lombardia la destra, la maggioranza, ha scelto il presidente. C'era un mazzo, ha scelto chi avrebbe dovuto guidare una delicatissima commissione d'inchiesta, perché qui lo vorrei dire con molta chiarezza, nessuno mette in dubbio il lavoro straordinario di medici, infermieri, personale sanitario di fronte a uno tsunami così drammatico che ha colpito particolarmente la Lombardia. Io, per esempio, sono tra quelli che però pensa che continuare a sostenere, dopo tutto quello che è accaduto, che la Lombardia sia un modello d'eccellenza sul piano sanitario sia francamente incredibile. Io penso che quello che è stato fatto in questi decenni dai governi della Lega in Lombardia, cioè lo smantellamento della sanità territoriale, lo smantellamento della sanità preventiva, la progressiva Scusa privatizzazione della Frattoriani, ci sanità è sono inutile. No, 100.000 Molteni, cittadini italiani nella guarda, io Lombardia non che ti ho vengono ad assicurare interrotto. Lo Lombardia, capisco secondo che te quando parliamo di perché? Lombardia perdete le No, staffe ti dico sempre, però semplicemente dovete che ci provare sono ad ascoltare. 100.000 Io sto cittadini parlando con italiani civiltà. con La Lombardi verità è che che la scelgono di gestione diventare Lombardi. Siete in collegamento, per lombarda, la favore? gestione. No, Molteni, io non ho mai No, no, ma interrotto. io ti dico Tra l'altro, tra soltanto poco devo questo. andare, sai che devo 100.000 andare in italiani aula a che vengono in votare, quindi Lombardia ti prego di particolare. lasciarmi finire. Non ho mai interrotto, ho ascoltato in silenzio. Ripeto, su questo perdete l'estate. La verità è che la gestione, non l'eroismo e il lavoro straordinario dei medici, degli infermieri, del personale sanitario che nessuno discute, ma che la gestione sanitaria lombarda è stata un autentico disastro, senza andare neanche, a infierire sulle cose Frattoriani, questa è incredibili che speculazione un assessore alla politica, sanità guarda, non questa è dovrebbe una nemmeno, bieca e farsi venire in vergognosa mente quando speculazione confonde politica, l'indice di quindi ci fermiamo. contagio col numero di malati necessari per farsi contagiare. Questo appartiene purtroppo al disastro anche delle classi dirigenti di questo paese. A lui sì bisognava chiedere un secondo dopo, dimettiti per favore, perché non è normale che la salute di milioni di cittadini stia nelle mani di qualcuno che dopo mesi di un'epidemia così grave non è in grado di capire che cosa significa l'indice di contagio. Ma la verità è che io penso che lì ci sia stato un autentico disastro e che su questo sia necessario il prima possibile accertare non tanto e non solo le responsabilità individuali. Per questo, come sempre, ci sono altri poteri e altre funzioni, ma cominciare a discutere fino in fondo di come un modello che si è stratificato nel tempo abbia dimostrato alla prova di un dramma come quello che purtroppo la Lombardia ha affrontato e ha pagato in modo durissimo. Qui non c'entra nulla il rispetto per la Lombardia, per le sue vittime. Questo c'è da parte di tutto il paese e di tutte le forze politiche e viva Dio, sarebbe assurdo se non ci fosse. C'è un giudizio politico su quella gestione, un giudizio politico su come è stata gestita la sanità in questi anni, che cosa questo ha prodotto e come è stata gestita questa emergenza. Su questo il mio giudizio è durissimo e io credo che si Però, debba andare fino in fondo in una valutazione seria di quello che è accaduto. Il fatto Frattoriani, che però il conviene che forse centrodestra. mettere insieme tutti questi anni, come ha detto lei, con un evento inimmaginabile per chiunque di una Ah, portata pazzesca, guardi, no? Non è purtroppo paragonabile agli l'evento. anni No, precedenti, forse? certo che non è paragonabile, ci mancherebbe altro, ma l'evento drammatico noi lo abbiamo visto anche in altre regioni del centrodestra. Penso al Veneto. Il Veneto ha reagito in modo molto diverso. Certo, con numeri Certo. assolutamente incomparabili, ma anche perché la reazione, dal punto di vista della gestione non è stata la stessa. Sto parlando di una regione che non è guidata da forze politiche che fanno parte della maggioranza di governo. Sto parlando, per esempio, in questo caso del Veneto. Si sono scelte altre modalità di intervento. Io penso che in questo senso, però, quel modello sia stato gravemente indebolito da scelte che sono state in questi anni con continuità portate avanti da un'unica parte politica che ha per decenni governato quella regione. Ciò detto, ripeto, lo ha detto Arditti, a me pare incontestabile, proprio per la delicatezza della situazione, proprio per la delicatezza di questa situazione, su cui io non voglio fare alcuna strumentalizzazione e su cui penso che serva rispetto, ma anche chiarezza e determinazione. Quello che è accaduto ieri è francamente scandaloso, è proprio scandaloso, no? Perché se decido io come maggioranza chi dell'opposizione fa questa cosa, poi che quello passi, quella passi addirittura in maggioranza, a quel punto sarebbe doveroso e immediato che sia la maggioranza stessa a imporle di dimettersi e a riconvocare l'Aula per indicare un nuovo presidente, anche se non lo facesse, la consigliera che è stata eletta.
ma anche a prescindere dal fatto che lei passi o no in maggioranza, ed è tutto evidente, lo ha detto Arditti, ripeto, in modo chiarissimo, che questo sia francamente il peggior modo per dare un segnale di trasparenza e in qualche modo di dialettica corretta. Ogni commissione di inchiesta e di indagine ad ogni livello è legittimamente e normalmente affidata alle opposizioni, certo, perché altrimenti è difficile che possa con libertà vigilare sulla gestione della maggioranza. Questo mi pare proprio l'ABC. No? Allora, bene che Italia Viva chieda le dimissioni, ma dovrebbe essere la stessa maggioranza a porre il problema in Lombardia e a dire, cara consigliera, è tutto evidente che questo che sta succedendo non tutela neanche noi, neanche la maggioranza, perché è del tutto evidente che produce ombre insopportabili in rispetto partenza. All'esito di questo lavoro. Grazie.